chi l'ha fatto Erika? Cioè, in effetti, cioè, io ho proposto l'idea, ma qualcuno dietro la regia ci deve lavorare. Cioè, comunque preso io ci ho messo il computer, ci ho messo tutto. Allora, possiamo andare. Cosa mostriamo oggi sul nostro canale? Un nuovo gameplay, peccato per molti di voi che sia un gameplay di un videogioco, ma un videogioco interattivo, diciamo, dai. Un come si chiama, com'è la tipologia di gioco? Interactive games, stile, come posso dire, di Quantic, c'è presente Detroit, Heavy Rain. Io perché non so non so chiamarlo, non c'ha un nome. Giochi interattivi, sì, giochi immersivi. Vi dico, è andata una cosa, scelte multiple. Non c'è un fantasma qui dietro che si muove, ma c'è un ventilatore qui che, come vedete, spara aria. Che quando ci sono, tra PlayStation, computer, camera piccola, 50 euro. Yeah. Questo cicolio che sentite è la sedia che ora è, che deve essere cambiata. Quindi vi prometto che farò così, vada. E che farà sì che la gente cambia canale. Niente, io non andrei, non indugirei oltre, andrei a giocare. E vi faccio vedere, guardate l'innovazione là. Che comunque si vede proprio in diretta, si vede, se proprio questo si chiama, come potete vedere, i bordi fatti male dal sottoscritto. Io rimbicciolisco il bordo, è a posto, perché sono una persona seria, in diretta. Fever Yours, allora di probabilmente il nome della madre, il nome del padre. Sì. Allora, possiamo anche fare un attimo, proviamo. Cosa? Blocchiamo? No, aspetta. Un po' avanti. Qua ci sta. Fagli mettere la musica. Sulla musica si sente. Fuoco alle ceneri. Fuoco alle polveri. Secondo me sta cosa è figa. Secondo me è figa proprio. Ti volevo vedere anche. Siamo in diretta. Twitter. E io mi permetto di passarle oltre. Perché? Volevo vedere come si chiama l'attrice. L'ho aggiunta su Twitter. Ma mia, se la trovo. Pensa tu, trascina per esplorare. E io mi permetto, mentre lei cerca di... Così diamo un'informazione in più. Eccola. Holly Hale. Holly Hale. Holly Hale. Actress. Erika in PlayStation's Erika. Signorina Holly. Ecco che adesso mettiamo la musica. Noi stiamo perdendo un po' di atmosfera perché teniamo l'audio basso per non farvi eco. Noi azzarderemo così. Ok. Infatti avete i sottotitoli perché non almeno dovresti giocarci. Noi ci siamo, esatto. Però è bello, è doppiato. Sai che è fatto un... Sì, ma poi per il prezzo. Okay. Sei pronte? Mamma e io ci incontrammo perché tanti anni fa. Comunque questo è un gioco che è passato da Sony. Ad esempio, questo è passato sotto le mani, sì, proprio. Era un infermiere. Della serie di quei giochi lì interattivi che Sony utilizza le applicazioni tipo di Mickey 6. Quindi sì. Ti dico questo perché, ad esempio, adesso è uscito Control. Non è doppiato. Hanno scelto lei l'Italia, non l'hanno scelto futuro. I Remedy, la Software House. Cose meravigliose. Se un gioco neanche sub? Cose che solo forse lei... Non so dire. Però sicuramente non è doppiato. Io le parlavo. Spesso se non è Sony. Anche Microsoft, ad esempio, ho scoperto che a volte non li doppia. Solo la Sony doppia. Scangia la moneta per doppia. E mi sa la Nintendo. Vedere il futuro. Adesso noi sappiamo che dobbiamo fare una scelta. Boh, infatti non facciamo più quella scelta lì. No, no, ma pure falla. Tu ci per vedere se cambia qualcosa. Aia. Noi prima per sbaglio abbiamo scelto la mamma incinta, diciamo. E invece adesso volevo scegliere altro. Sugli sposi sei andato. Si è preso la responsabilità degli sposi. Amo, vedi, questa cosa, comunque se le foto fossero così anche... In realtà lo sarebbe. Foto interattive. Ora chiudi gli occhi e concentrati. Adesso evoca il potere, allora, dell'antica. Io mo ce l'ho il potere dell'antica sacerdotessa perché ci ho già giocato una volta, quindi in teoria prima al centro era la foto quella. Era quella giusta. Poi vediamo se è di nuovo quella. Tu risceglieresti al centro. Sì, vediamo se ce la sposta o se invece è sempre così. Curioso. Vai, alza il centro. Più delicato. No, te la sposta, vedi? Che figli della merda. No,
era a destra, dove avevamo scelto prima? Non le cambia. Ah, quindi non le cambia. Io sono andato a aprire a destra prima. Ah, hai preso. Questo. Però è cambiato il. Ricordatelo. Anche è cambiato il. Sì? Il parlato, sì, perché prima ti diceva, hai fatto la cazzata. Invece mo ha detto, questa è veramente bella come foto e lei sarà sempre con te. Vedi? Però è cambiato comunque. Sono delle piccole sequenze che cambiano. Non solo quello, secondo me serve anche per vedere se tu devi fare il gioco. Perché se tu devi fare il gioco ti ricordi dove stanno le foto e beh, scegli quella giusta. E io invece sono contento che abbiamo risbagliato. Infatti abbiamo visto qualcosa di nuovo. Esatto. Prima la scena con. Quindi su carta potrebbe essere uguale. Se vedete che sono un po' manichino è sempre per. E non vi voglio rovinare la scena. Molto bene lei. Con qual dignità. Sì, ma già sono curioso. Io già sono curioso. Chi, perché? Ma tra l'altro non ha finito il lavoro, perché cioè, se magari lei è Erika. Esatto. Metti a fuoco, sa, metti a fuoco, sbrigati. Sembra una cosa. Però mi fa venire a pelle d'oca sto gioco, perché? Mi fa. Oh. Vabbè, è un thriller, no? Vabbè, anche diciamo sulla base di. Aiutami, come si chiama quello di Netflix che ha fatto scappare Bandersnatch. Sì, sì, che. Quello è al contrario, una serie TV, esatto, interattiva, invece questo è un videogioco interattivo. Vabbè, apri solo l'altro. Eccoci qua, questa è l'attrice che dicevamo prima. Credo che tu debba. Sì, sì, infatti, eccomi, sono giù. Arosta, dai, è bellissimo. Allora, c'è solo una cosa che mi rompe un po' le palle. È un po' difficile con questo. Sì, con il cellulare. Non siamo normali noi, non riusciamo a connetterli. Come affronteresti tu questa cosa, sa? Vediamo la differenza tra il mio e il tuo carattere. Io perché sono una persona. Come si dice? Logica, matematica. Quindi giustificherei. È solo un sogno. Iniziare a perdere. O al massimo lascerei perdere. Io so affronta. Affronteresti il sogno? Sì, le cose vanno affrontate, sennò ti perseguiterebbero, no? Però vai. A meno che giustifica, però. Vai su giustifica. No, è affronta. Cioè, giustifica, non ho capito se. È tutta colpa tua. Andiamo male. Guli. Andiamo male, se eccoci già. Sono un tracker. Giustifica qui era inteso giustificare me stessa. Quindi sì, forse è meglio affrontarlo. Ma è figo, difenderà agitando, difenderà G. Quello bello. Cioè, puoi spostare. Ci sto provando, Una tizia. Ah, di sicuro muore per prima. Chi è? L'amica sua? Abbiamo guardato, Santi ha guardato fuori perché sta cadendo tuoni e saette. Ah no, è la vicina di casa. Ok. Chiudi, togli il lucchetto. Togli il lucchetto, dai, è la vicina di casa. Tipo, apriamo. Aiuta, dai, aiuta la vicina di casa. Noi siamo amiche pure, dai. Poi secondo me. Sto, giusto. Non mi ci. Oh! Hai bisogno di aiuto. Il migliore dei modi per. È un po' timida. Vabbè, però è la cosa giusta, e fai. Fatti i cazzi tuoi, La foto che abbiamo scelto. Quindi. E sappiamo che è la figlia. E non è morta. A meno che quello. Non sia tutto frutto della sua mente. Allora, vediamo un po' se mi fa aprire. Yeah. Eccola. Come al solito, sempre i disegni inguidanti. Perché le bambine fanno i disegni inguidanti? Allora, abbiamo il sembrava, padre. Sembrava un attimo il presidente. Americano. Americano, che cazzo. Allora, il padre, che ricordiamo un medico, e qualcuno. Un amico suo? Eccola. No, no, dai cazzo, secondo me allora l'hai. Si è immaginato tutto. Tu dici?
Però tutto, guarda, tutto si ricorda tutto, eh. Sì, sì, ok. È un sogno, come dovresti essere morta, te. Uno di quei sogni vividi. Questo è nuovo, però. Perché lei continua a disegnarci sopra. Ma X, sei bravo a fare X. Faccio sempre X. No, sta disegnando il simbolo che c'era sul petto di padre. Quando ti ci vuoi scommettere? È probabile, sì. Sono d'accordo con te. Devi sfrezzare su e giù, che dov'era. Eccolo qua. Che non mi sembrava così. G. Non mi ricordo. Esatto. Era anche uno G. Boh. Oh. Il giornale? Un avvocato. Ma ha detto qualcosa, sì. Un omicidio di un avvocato. Fragile. Un pacchetto, compare. Si vede che non è un pacco Amazon. È bello vecchio e consumato da un lato. Apriamo, ci becchiamo un boh, secondo me, no, un orecchio. Io non l'ho fatto per la fregna. T'ho detto, che cazzo. Non era un orecchio, era una mano, che era? Era organi. Cioè, tutta roba. Una mano. Con il simbolo. Simbolo. Il mistero si infittisce, ragazzi. Signorina Mason. Sono il sergente Blake. Perché Blake? Ho l'incarico di seguire Blake. Il caso. Vabbè, il nome classico, dai. È come Smith. Posso vederlo? Prometto di ridarli. Consegna strappa. Consegniamo. È pur sempre un agente di polizia. Noi sì, ci dai, siamo persone di fede. Sì. Giuro che se lo gioco strappo, però. Nel senso, ragioniamo un attimo. Un disegno che fa spesso. È greco. Greco, greco. L'Epsilon Delphi. Ah, quella G in realtà è un Epsilon. Trovata su suo padre. Collaboriamo? Io se gliel'hai dato, collabori, se no glielo dai. Era anche sul medaglione. La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar. Lavorava alla Delphi House. Che è la Delphi House? Credo che ci sia stata con suo padre. Attenzione, è a tempo la scelta, però. Sì, sì. Si anneriscono. Non sapeva chi ha fondato la Delphi House. Eh no, mi dica che cazzo è la Delphi House. Insieme. Ah, ecco l'uomo di via. Ah, è la mano sua? Ha fondato. No, però è colui che ha fondato la Delphi House. Lui potrebbe sapere qualcosa. La mano è di uno che lavorava nella Delphi House. Sti operai. Senta, al momento stiamo sorvegliando la Delphi House. Programma di protezione. Condurrò le indagini da lì. Credo che per ora sarebbe il posto più sicuro anche per lei. Per questo ci inquieta. Programma testimoni. Tu ci andresti, dovresti trasferire da una parte? Arriva la polizia e dice: uè, guaio, qua dobbiamo proteggere noi. Vieni da noi. Dipende. Perché poi nei film succede sempre quello: ti portano da parte e tu li muori. Che mi sa che saresti morto più velocemente a casa tua, però. Non lo so. Perché di solito la polizia. Ah, aspetta. Che bello. La vediamo nel passato. Questo è il passato. Eh sì. Ma lei è padre, è vero? Mm-mm. E come ci è arrivata lei? Ci sto pensando, si vede. Eccola, lei da piccola, si vede che già c'è stata lei. Ora bisogna capire che sta Delphi House, sarà un albergo. Esatto. T'ha cazziato subito. Mamma mia, che poliziotto questo. Allora, è un albergo, sembrerebbe. Saranno fuori a fumare. Aspetti, vado a vedere. Io avrei continuato a fare come qualcuno suona sulle rotelle. Allora, senz'altro lei sa fare le facce quelle tristi. Secondo me puoi muovergli. Sì, sto cercando di... Guardate che figata, raga. Posso vedere, cioè più o meno posso vedere. Comunque sempre la direzione è sempre prefissata in un punto. Però è bello, posso girargli la testa, posso muovere il corpo. Beh, guarda, come interattività è ben calibrata, devo dire. Allora, puoi scegliere.
Vediamo un po'. Beh, io sarei per Delphi House, fondo della staff. Ah, ok, non è una scelta. Poi è più un vediamo tante infermiere. I due tizi che aprono, ci sono una coppia, un'altra coppia, loro due al centro. Uè, che succede là? Ah, ma è in corso una festa tipo, parti? Vabbè. Ma che arcore qua? Se ci pensi, lei era tornata alla vicina vestita da volpe, quindi c'era un Halloween. Che fai? Rispondi al corridoio, rispondi al telefono, io rispondi al telefono. Tu? Perché rispondi al telefono? È tipo quelle cose che tu passeggi per strada e senti il telefono che squilla. Io non risponderei. Io no, sì. Sono una persona paurosa. È caro. Come passa questo? Era tanto tempo che volevo parlare. Chi? Ti è piaciuto il regalo? Dicelo. Chi parla? Eri così sola. Stringevi tuo padre. Lei? Coperta di sangue. Sì. Lui non è quello che tu pensi. Segui la musica. Trova Alodie Carter. Guarda cosa le ha fatto. O a cosa chiede. Quello che era davvero. Cosa ci troverò? Se non guardi, non lo saprai mai. Trova. Cioè mi fa bestemmiare questo. Guarda tu stessa. Allora, Alodie Carter era quello della zia. Sì, prima cosa. Seconda cosa, ha preso la risposta al telefono. Questa è la colpa tua. Quindi ora sappiamo che c'è questa tizia che ci ha ucciso, che è vera. Ha detto segui la musica, mo però ci aiutiamo un attimo, perdonatemi. How far can we get if we sail a little?